L'Unione Sindacati di base ha proclamato una giornata di sciopero per circa 500 lavoratrici e lavoratori della cooperativa sociale del Vasto, che si sono riuniti davanti alla prefettura di Genova per protestare contro il taglio degli stipendi. Ma il sindacato chiede di fare chiarezza su questa situazione che è estremamente preoccupante. Parliamo di una cooperativa sociale che dà lavoro a 500 persone e soprattutto garantisce servizi essenziali, quindi le residenze per anziani, servizi per minori, per i migranti, servizi assolutamente indispensabili. Da mesi c'è una situazione di crisi che ha portato a ritardi nel pagamento degli stipendi, non capiamo che cosa ha originato questa crisi e soprattutto quali sono le proposte, le ricette alla direzione per superarla e ripristinare la regolarità dei pagamenti. Teniamo conto che questo è un settore dove già gli stipendi sono bassi, dove c'è un alto tasso di part-time, di lavoro femminile, quindi è chiaro che una situazione del genere crea problemi enormi alle lavoratrici e ai lavoratori. Noi oggi chiederemo alle istituzioni di aiutarci a fare chiarezza su questa situazione e soprattutto a dare prospettiva per lavoratori che garantiscono, lo voglio ribadire, servizi essenziali. I lavoratori, il giorno successivo alla data di scadenza, hanno appreso con una semplice comunicazione che i loro stipendi di febbraio sarebbero stati pagati solo parzialmente, senza rassicurazioni sul pagamento del saldo. Questa inadempienza conferma, come sottolinea il sindacato, la situazione di difficoltà in cui versa la cooperativa Lanza del Vasto, come già si era palesato in occasione del pagamento degli stipendi di dicembre e delle tredicesime. Lavoriamo con disabili, con anziani, malati psichiatrici, immigrati e la questione etica dopo un po' può finire perché a noi serve lo stipendio, noi abbiamo delle famiglie da mantenere, noi siamo lavoratori, non forniamo servizi gratuiti o volontariato, lavoriamo, lo facciamo bene, ma questa situazione sta iniziando a essere veramente pesante. Praticamente sto andando a lavorare ma mio marito mi dà la paghetta per pagare la benzina, per continuare ad erogare dei servizi per i quali io non sono pagata e non posso portare il mio contributo a casa per aiutare mio marito e per sostenere le spese che affrontiamo insieme congiuntamente.